2015-2016 del girone A del campionato primavera, il giorno di Genoa-Juventus. Attenzione subito alla Genoa che prova a ripartire, la squadra allenata da Cristian Stellini sulla corsa di destra con Ghiglione. Ghiglione si accentra in mezzo al pallone, attenzione Bruno Gomes, palla in rete, il vantaggio della Genoa dopo un minuto con il brasiliano Bruno Gomes. Vogliacco, Eleuteri, Vogliacco, la sponda, attenzione al pallone perso, panico dentro per Bruno Gomes, Bruno Gomes ancora, il pallone dentro, Ghiglione, il raddoppio della Genoa al 28esimo minuto del primo tempo con Ghiglione solo davanti alla portiere. Seren, Pellini, inizia a sgusciare via bene a Ghiglione, la sponda per Di Diba, va verso la porta, Di Diba, destro di Diba, la Juventus riapre la partita alla mezz'ora, il gol di Di Diba che tira praticamente da casa sua e trova il gol che dimezza lo svantaggio, 2-1 di massimo, il cross in mezzo, colpo di testa, palla ribattuta. Ghiglione si fida della sua tecnica in mezzo a 4, ma perde il pallone. Attenzione alla Juventus con Bove, Bove ancora nel corridoio, attenzione al contatto e la palla in rete di Diba sotto porta, trova il gol del 2-2 al 36esimo minuto del primo tempo. Cambia ancora il parziale al Nazario Cambino di Avezzano, Jos di Diba si riparte con la seconda frazione di Genoa-Juventus, una gara molto spettacolare terminata sul punteggio di 2-2. Sfera centrale, attenzione all'aggancio di Ghiglione, di forza Severen riesce a smistare Mace che perde il pallone, Corsinelli, attenzione Corsinelli dentro l'area, il pallone dentro, attenzione a Culli, la palla in rete, 3-2 della Genoa all'ottavo minuto della ripresa, torna in avanti la formazione ligure con il gol di Culli, 3-2 il punteggio, prende la ricorsa a Gabriele Bove, occhio al caldestro secco di Di Massimo, Bove, il destro giro di Bove, traversa, Juve vicinissimo al gol del 3-3 con Gabriele Bove che si conferma, un ottimo cecchino, arriva il sale di forza, raso terra, attenzione colpo di tacco dentro per Panico, davanti al portiere, Panico, Panico il tiro, palla in rete al 41esimo minuto della ripresa, 4-2 per il Genoa con una bellissima combinazione che ha portato alla rete di Panico, gran sinistro tra palo e portiere, 4-2 per il Genoa. Arriva la porta su con il mancino in avanti, aggancio difficile, attenzione si inserisce Asensio, Asensio ancora, Asensio va ancora lo spagnolo, il tocco dietro per Panico, contatto, calcio di rigore, calcio di rigore per il Genoa, andiamo a rivedere quello che è successo, ci mette le piede in ritardo, calcio di rigore per il Genoa che ci sta, piede contro piede, parte il tiro di Panico, Vitali dice di no, Panico ancora, 5-2 per il Genoa, aveva detto di no Vitali, era stato molto bravo ad intuire il penalty, proprio siglato al 90esimo questo gol, sulla ribattuta Panico trova la sua doppietta personale, finisce qui la partita, Genoa batte Juventus 5-2, finisce così la regular season, adesso sotto con le finali scudetto.